Wahekuch, ben ritrovati dal vostro Andrea Incromantoni in questo nuovo video reclutamento per i Nazm Eleven Go Galaxy Big Bang. Come avete letto dal titolo, oggi andrò a reclutare Bargas Zax e il falso Tsurugi. Per il falso Tsurugi ci sono due forme, ma oggi farò vedere solo la forma appunto di Tsurugi. Quindi, iniziamo con il falso Tsurugi. Per il falso Tsurugi ci occorrono 4 oggetti e nessun argomento, il che facilita di molto le cose, o quasi. Il primo oggetto che ci serve è un modellino di un razzo spaziale, che possiamo prendere dalla squadra Flower Links nella foresta di Latonic. Di seguito vi faccio anche vedere il percorso da seguire per trovare la squadra, che è in un posto un pochino angusto. Il secondo oggetto è la parabola Flash. La possiamo prendere alla Torocco Road, sul pianeta di Magmavia o Gardon, sfidando la squadra The Magma Flight. Non serve neanche che stiamo troppo a magheggiare con gli switch, basta prendere il primo carrello per la miniera che troviamo e andare dritto. Nel caso i binari siano spostati, basterà semplicemente calciare il pallone contro lo switch per ripristinarli e metterli dritti. Battete la squadra tutte quante le volte che serve, fino a che non vi droppano la parabola Flash. Poi andiamo su Fala Morbius, qui abbiamo due squadre distinte da affrontare. Andiamo alla piazza di Fala Morbius e affrontiamo la squadra Motor Breaker, finché non ci lasciano l'oggetto Morphing Gel. Una volta fatto, proseguiamo a destra e affrontiamo la squadra Girls Starry Sky, finché non ci droppano l'oggetto Chibi Rex Gun. Una volta fatto basterà andare al Palazzo Reale, sempre su Fala Morbius, e parlare con il primo reclutatore di Amico Card che abbiamo lì. Nella seconda pagina troveremo appunto il falso Tsurugi. So anche come prendere la forma normale di Tsurugi, ma penso che lo farò in un altro video, anche perché non è nulla di eccezionale alla fine. La cosa interessante di questo falso Tsurugi sono le sue tecniche, tutte uguali a quelle del normale Tsurugi, Victor per capirci, tranne per una, ovvero Great Blaster. Non so se si è mai vista in Italia questa tecnica, ma è una tecnica che esegue sui Nazm Eleven Ghost Strikers 2013 insieme a Bylong. Credo che venga eseguita anche in uno dei film, ma non ne sono sicuro. Ad ogni modo non credo abbia una traduzione italiana. Ed ora vediamo come prendere anche Bargas Zax. Secondo la mia opinione è uno dei difensori più forti del gioco e anche il suo totem non c'è mica da scherzare. Innanzitutto ci servirà la sabbia soffice. La sabbia soffice si prende battendo Gold Bear nella route di Roglos. Questa squadra è nella route di destra che è sbloccata di default, quindi non bisogna neanche stare a cercare chissà quale scrigno d'oro per avere un pass, che ci servirà invece per la prossima squadra, sempre da Roglos. Quindi, battete i Gold Bear fino a che non vi rilasciano la sabbia soffice. Poi, per l'altra squadra di Roglos, è una che abbiamo già visto in passato per un altro reclutamento. Vi lascio appunto quello spezzone di video che spiega come prendere la medaglia fatta in casa di Lalaia. Per prima cosa bisogna andare sul pianeta meccanico. E, come state vedendo appunto sia sulla minimappa sia sullo schermo principale, c'è uno scrigno d'oro in questo punto del gioco. Ora, non so bene come dirvelo, però è la strada che porta allo stadio. Quindi, insomma, la conoscete bene o male. C'è uno scrigno d'oro. Come si prende però la chiave per aprire lo scrigno d'oro? Per prendere la chiave che apre lo scrigno d'oro bisogna andare nella Lost Galaxy, come state vedendo appunto dalle immagini, e andare in un punto preciso, non ricordo quale però, ma dalle immagini lo vedrete. E inoltre vi allego anche il video nelle schede che potete andare a recuperare nel caso non l'abbiate visto, dove lì c'è tutto quanto il passaggio dall'arrivo sulla Lost Galaxy fino a quando andiamo a prendere la chiave. Una volta fatto, aprite lo scrigno d'oro che vi darà un pass sfida. Con questo pass sfida andate nella parte vecchia della città di Gardon, dove c'è l'anziano del pianeta, parlando con lui ci saranno delle sfide amichevoli da fare. Voi scegliete la sfida in alto, che potrete sbloccare appunto con il pass che avete appena ottenuto, e dovrete sfidare la squadra delle ragazze. Dovrete sconfiggerle se vorrete ottenere questo oggetto in particolare.
Questo oggetto in particolare non ha un drop rate preciso. Voi sapete che quando sconfiggete una squadra vi danno degli oggetti randomicamente, a caso. E questo oggetto io ho dovuto fare 7 partite per averlo. A questo punto manca solo da andare a prendere, nella palestra della Raimon, un topic, ovvero persone potenti, che abbiamo già preso anche per sbloccare il personaggio di Jack Wallside, della leggendaria Inazuma Japan. L'ultimo requisito che ci serve è maggiordomo professionista di calcio. È un titolo un po' strano, ma come si prende? Si prende vincendo 200 battaglie di calcio. Le battaglie di calcio, o soccer battle, sono quelle sfide 5 contro 5, quindi insomma non sono neanche troppo difficili alla fin fine. Per vedere quante sfide avete vinto appunto 5 contro 5, basterà aprire il menu, andare sulla lente di ingrandimento, selezionare la terza voce, andare su count, la seconda voce, e quindi le ultime due righe della prima pagina sono quelle che vi diranno quante battaglie avete fatto e quante ne avete vinte. Dovete vincerne 200 e non semplicemente disputarle, il che rende il tutto più o meno complicato. Io per esempio ero solo a 70, quindi insomma ci ho messo un pochino per arrivare a 200, ma alla fine ne vale la pena. Però non finisce qui. Una volta che avrete vinto queste 200 battaglie, bisogna sempre andare sulle lenti di ingrandimento, sempre sulla terza voce, e questa volta selezionare la prima voce che vi capita di questa pagina, che sono i record, e vi verrà mostrata anche la percentuale di completamento dei record. Una volta che avrete aperto la pagina dei record, verrà aggiornata e di conseguenza vi sbloccherà anche il conseguimento di 200 battaglie vinte. A questo punto non resta che andare a reclutare anche Barga Zax. Ovviamente Barga Zax entrerà nella mia squadra finale, le cui sfide verranno trasmesse penso per il prossimo anno, quelle di Galaxy, le sfide più difficili. Ci sono squadre a livello 99, quindi insomma ci vorrà un po' di tempo, dato che devo anche recuperare tutte quante le altre degli altri videogiochi. E negli altri videogiochi non ho neanche una squadra finale, ho semplicemente la squadra della storia. Quindi ci vorrà un pochino. Ad ogni modo, Kruge, questo era il video su come reclutare appunto Barga Zax e anche il falso Tsurugi. Ovviamente i reclutamenti non finiscono qui, mi darò da fare anche per provare a reclutare tutta quanta la squadra di Sarges, ci sarà un po' da lavorare, ma insomma so già come muovermi. Ad ogni modo, per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto, vi ricordo come sempre in descrizione che c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye! Yeah.